Finisce 6-3 Stocks All In, il commento di Manuel Busetta. Si sono affrontate le due squadre a mio avviso più in forma di questo campionato, ma alla meglio la squadra di Rizzo che batte per 6-3 gli All In. Diciamo partita divisa in due sezioni, molto bene gli All In nel primo tempo, straordinario invece gli Stocks nella ripresa. Ma andiamo con ordine, leggendo prima le formazioni. Entrambe le squadre dispongono delle formazioni al completo, tranne ad eccezione degli All In che devono fare a meno solamente di Tirrito e di Petralia nel primo tempo, che comunque arriverà in ritardo nel secondo tempo. Passiamo alla cronaca. Dopo pochi secondi, subito Pellegrini e Socce scaldano le mani a Gianluca Lafiora, che salva più volte il possibile 1-0 per gli Stocks. Ma al terzo minuto in poi comincia la partita degli All In con Picone che si trova in area di rigore e sfiora incredibilmente il palo. Ma qualche secondo più tardi Picone si farà nuovamente vedere dalle parti di Paracini, regalando l'assist a Morello per il prezioso gol dell'1-0. Tre minuti più tardi ancora Picone, servito bene da Morello che sfiora il possibile 2-0, ma bravissimo questa volta Paracino a evitare guai peggiori. All In sempre più pericolosi in questa prima fazione di gara, e al nono minuto arriva il 2-0 di Burgio, che grazie a una deviazione realizza il primo gol con gli All In e realizza il gol importantissimo per il 2-0. Gli Stocks avvertono le difficoltà e provano ad aumentare il pressing. Di Spence e Pellegrino sperano più volte il possibile 2-1, ma oggi per loro la partita sembra iniziata davvero male. Ma a 10 minuti dalla fine del primo tempo arriva ancora il 3-0 degli All In con D'Addeffio, che mette a segno l'assist di Picone, ed è 3-0 per gli All In. Mani sui capelli per gli Stocks, che non riescono a capacitarsi di questo già pesante risultato. Un minuto più tardi Pellegrino, da posizione defilata, colpisce in pieno la traversa e sfiora il 3-1, ma qualche minuto più tardi Pellegrino si rifarà al 17° minuto, realizzando il gol, questa volta non sbaglia, realizzando il gol del 3-1. Quindi partita ufficialmente riaperta, e separerà sempre ancora di più quando al 19° minuto dispensa su assist di Pellegrino, realizza il gol del 3-2. E su questo parziale termina così i primi 25 minuti della partita. Abbiamo lasciato gli Stocks nei minuti finali del primo tempo, Stocks diciamo corsari, e continuano a essere più corsari anche nella ripresa, con la Fiora che si rende protagonista prima su Pellegrino e poi su Merletta, e la Fiora è bravissimo, straordinario in queste occasioni a rendersi protagonista. Al 10° minuto arriverà comunque il pareggio degli Stocks con gol di Pellegrino su calcio di punizione. Piccola curiosità, Accardi aveva predetto questo gol, quindi un po' profeta Accardi aveva detto che Pellegrino avrebbe segnato. Infatti è proprio così, Pellegrino va a realizzare il gol del 3-3. Un minuto più tardi potrebbe addirittura arrivare il gol del 4-3, ma Merletta colpisce incredibilmente il palo. La partita è cambiata totalmente, con gli Stocks ad avere il pallino della partita, mentre gli All In sembrano schiacciati dalla squadra di Rizzo. Al 12° minuto però gli All In si fanno vedere ancora una volta dalle parti di Paracino, con Petralie che prende il suo primo pallone e subito impensierisce Paracino, evitando quest'ultimo evita molto molto bravo a evitare il 4-3. Qualche secondo più tardi però l'azione si sposta dall'altra parte, con Merletta che esce dalla propria difesa e va a sfiorare ancora una volta il 4-3. Merletta è totalmente un altro giocatore rispetto al primo tempo. Gli Stocks guadagnano sempre più terreno, dominano, si può dire, questa partita, mentre gli All In sembrano completamente sparire dalla partita e cominceranno a sparire al 18° minuto, quando dispensa in un'azione convulsa sul tapin vincente va a realizzare il gol del 4-3, e quindi la partita cambia radicalmente e gli All In vanno completamente allo sbando. Gli All In per evitare questa pesante figuraccia provano a farsi vedere con Picone e Petralia, che danno qualche provano ad accendere, a riaccendere la luce per gli All In, ma i tentativi sono vani. Gli Stocks comunque nei minuti finali, per evitare il pareggio degli All In, si difendono molto bene in queste frangette di gioco. Paracino che davvero si mette in evidenza con qualche bella parata. Ma al 25° minuto, quando la partita sembra ormai finita, arriva il gol del KO di Pellegrino, che ancora una volta su punizione, il secondo gol su punizione in questa partita, Pellegrino si fa vedere e realizza il gol del 5-3. Ma la partita non è finita, perché dispensa va a realizzare il gol del 7-3, quindi tripletta personale dispensa, che insieme a
alla tripletta precedente di Pellegrino, vanno a realizzare punti bonus importantissimi per la classifica e quindi dispensa va a realizzare il gol del 6-3, quindi super Stocks in questa partita molto molto straordinaria, davvero straordinaria, soprattutto Pellegrino che ha preso in mano la squadra e l'ha portato a questo importantissimo successo. Bene Pellegrino con questo tripletto, ma benissimo anche Merletta che oggi è davvero tutto campo, ha dato un contributo importantissimo in questa partita. Bene, abbiamo detto anche Dispensa che forse oggi è stato un po' in ombra, però ha fatto tre gol veramente pesantissimi, perché ricordiamo ha fatto il gol della punti bonus per la tripletta. Olin, tutti ci chiediamo ma cosa è successo, perché gli Olin nel primo tempo vincevano per 3-2 e poi qualcosa è andato storto. Quello che si dice ci sono problemi interni, problemi di spogliatoi negli Olin, speriamo che si risolvano più presto, perché adesso gli Olin dovranno affrontare i quarti finali di Coppa di Lega e poi sabato prossimo ci sarà il derby di Coppa, scusate, la partita di Coppa con gli All Blacks. È un peccato perché oggi gli Olin avevano la vittoria in pugno, speriamo che comunque possano rimediare nelle prossime partite. Ringraziamo Manuel Busetta, appuntamento alla prossima con un'altra giornata di Serie B. Grazie a voi, ciao.